Adesso Barbara, ci è arrivato il momento proprio del coro di questa settimana che ci ha fatto compagnia. Lunedì l'abbiamo presentato con Lorenzo Valeriani, proprio il coro degli Alpini, gli Alpini che diventano parte integrante anche del progetto che stiamo portando avanti nel periodo estivo. Sì, questi alpini che hanno tantissime risorse sono assolutamente una famiglia molto unita, si riuniscono, il coro degli alpini è il coro che è venuto a Teramo in occasione di uno dei loro raduni, un altro raduno importantissimo, interprovinciale, ci sarà a Montorio 5, 6 e 7 luglio e lì avremo l'occasione di riascoltarli cantare ma anche di sentire delle interessantissime argomentazioni nel corso dei convegni che si terranno. A questo punto si possono accomodare, canta il coro Malga della sezione di Roma. Signore e signori, buonasera. Io presento quello che ascolterete tra poco, è il nostro coro, il coro Malga Roma della sezione di Roma dell'Associazione Nazionale Alpini. Il coro è diretto dal maestro Giovanni Galotta. Il coro Malga Roma è attivo dal 1993 e da allora ha svolto numerose esibizioni in Italia ed all'estero. In occasione delle adunate nazionali e caratteristica peculiare del coro Malga Roma è il repertorio, costituito esclusivamente da canti alpini e della montagna, classici e storicamente conclamati, con esclusione delle composizioni contemporanee o comunque di quei brani che non hanno attinenza con la tradizione militare alpina e più generalmente con la cultura corale montanara. Il nostro coro si propone, nel suo piccolo, di mantenere vive le tradizioni degli alpini, cercando di salvaguardare il grande patrimonio artistico del coro di montagna, affinché non vada perduto e rimanga nella memoria delle nuove generazioni. Il primo brano è Era una notte che pioveva. È un canto in cui vengono messi in risalto due aspetti dolorosi della guerra, i disagi e la lontananza dagli affetti. Il testo parla di un soldato che nel turno di riposo, dopo un duro servizio di guardia svolto di notte e sotto la pioggia, sogna di essere con la sua bella. Purtroppo i sogni sono interrotti dalla realtà dei disagi. Pioggia, vento, freddo, uniformi grondanti d'acqua che gli ricordano di essere di sentinella. Era una notte che pioveva. Era una notte.
con l'assessore provinciale Flavio Bartolini un bel momento, anche perché raccontato e vissuto da un alpino cambia un po' il valore della tua presenza. Ci diamo del tu, Flavio? Sì, diamoci del tu, assolutamente, assolutamente, perché chiunque abbia fatto l'alpino, passavo sempre in prima linea, è un'esperienza unica. Io mi sono trovato effettivamente a meno 40 in Norvegia con una missione alpina, mi sono trovato al terremoto in Umbria, e quindi abbiamo vissuto quella fratellanza che dicono, l'aiuto l'uno dell'altro, l'ho vissuta a 360 gradi. A meno 40, se non c'erano gli amici che ti aiutavano, era stata una... Non se ne usciva fuori, non lo possiamo dire. Non se ne usciva, no? Durante la notte, poi facevamo missioni notturne, tre di notte, scavare nel ghiaccio, insomma, sono cose complicato. Forti, rimangono per tutta la vita. L'ho chiesto al sindaco che giustamente mi ha risposto indirizzando il suo pensiero verso i valori più corretti e giusti, secondo me. Ecco, a proposito di alpini, perché lei ha vissuto sulla sua pelle, sì, perché c'è questa, ogni tanto esce fuori, non dico odio perché forse non è la definizione più giusta, ma c'è questa poca correttezza nei confronti di un gruppo di persone, io direi una comunità umana importante che ha sempre aiutato il più debole, ha sempre aiutato chi in quel momento si è trovato in difficoltà. Ma forse è dovuta dall'ignoranza, dalla conoscenza, dalla leggerezza, magari qualcuno che non si sa per quale motivo dice questi bevono e basta. Ecco, che poi... Invece dietro c'è tanto altro. C'è molto altro. Io insomma frequento qui adesso la baita alpina, frequento gli alpini, ma penso che solo nei momenti conviviali, ma non ho visto mai, dico la verità, eccessi o altro. Certo. Poi può capitare nella adunata con 400.000 persone che c'è, diciamo, quello che alza un po' più il gomito, ma sono quasi, io dico casualità, certo, sono casualità assolutamente. C'è molto lavoro e molta sofferenza, solo pensare a quello che abbiamo fatto a Teramo, gli alpini, è una piccola cosa, ma ieri abbiamo ripulito la scuola, abbiamo ripulito i parcheggi, ma la vaccinazione senza gli alpini si faceva, oltre 3.000 ore gratuite di servizio vaccinazione, non è un caso che abbiano dato al generale degli alpini la gestione, ecco. La logistica che abbiamo noi dentro... non ce l'hanno altri, cioè, l'organizzazione che viene proprio, dalle ossa, diciamo così, dalle, sì, ossa degli alpini. L'organizzazione, il fatto di correre subito, di non lasciar perdere nulla, di intervenire quasi istintivamente in qualsiasi situazione. Quindi chi pensa ma venga a conoscerci, sia con noi e si renderà conto, anzi forse scappa, perché quando vedrà quella cosa che oggi manca, che è il sacrificio. E tanto sudore. Io sono un insegnante, quando i ragazzi, soprattutto sono andato male, lei perché mi mette in voto basso? Ma hai studiato, ti sei sacrificato per arrivare a quel voto. Ormai manca questo sacrificio, forse anche l'immediatezza dei social che ti danno subito una risposta. Invece il risultato va sudato. Il risultato va sudato, ogni risultato va sudato, il minimo risultato va sempre sudato. Quindi pure io vivo anche, come dice lei, in politica, i politici non fanno nulla, il politico dipende da quale punto si guarda, però sta 24 ore al giorno a rispondere al telefono, 24 giorni a rispondere al telefono, stiamo per le emergenze, per tutto quello che accade, alla fine diventi un punto di riferimento per la società, per quelli che ti hanno sostenuto, per la comunità, e quindi sei impegnato 24 su 24. Io quelli che dicono la politica è nobile, anche volontariato e anche impegno. Quindi secondo brano è Mamma mia, vienimi incontro. Questo canto è ambientato nel periodo della prima guerra italo-etiopica. Infatti le truppe alpine create nel 1872 per difendere i confini delle Alpi paradossalmente ebbero il loro primo impiego in combattimento in Africa, ad Adua, nel 1896. Il canto parla di un combattente che invoca la sua mamma per potergli raccontare i disagi, ma anche gli onori imposti dalla richiesta del generale Baratieri di avere a disposizione soldati valorosi come gli alpini. Mamma mia, vienimi incontro. Mamma mia, vieni. Oh, yeah.
provincia che domenica nella giornata a clou sarà presente per un riconoscimento fondamentale e importante. Sì, abbiamo deciso di fare questo riconoscimento insieme al Presidente della provincia, la benemerenza agli Alpini, Associazione Nazionale Alpini, per tutto l'impegno, il volontariato e quello che fanno per il nostro paese, per i nostri comuni, per i nostri cittadini. Abbiamo deciso quindi di dare questo segnale forte, questo segnale proprio per distinguere, per sottolineare quei valori che dovremmo avere tutti e tramandare, quindi col monumento abbiamo dato anche un altro segnale, cercare di tramandare e andare avanti, senza valori tramandati ci si perde senza avere quelle radici forti da portare. Io spesso e volentieri, Assessore, dico conoscere bene il passato e la nostra storia per prendere la direzione giusta nel percorso verso il futuro. Ogni azione, se non si conosce il passato, in qualsiasi cosa tu faccia, se non conosci il passato, la storia, quello che è successo prima, quello che si verifica, la storia spesso aiuta anche a prevedere il futuro, certo. A prevedere certi comportamenti, a capire, anche per noi in politica, lo studio del passato ci aiuta a capire come reagisce una comunità di fronte... E non commettere casomai vecchi errori. Non commettere vecchi errori, sì. Quindi portarsi avanti dei valori forti, sapere che, non so, tenere la famiglia unita... alla fine del ragionamento è sempre un valore da portare avanti. Ho fatto un esempio, i valori di solidarietà, si rimane soli, se uno rimane solo poi è dura trovare la strada più corretta e più giusta. C'è sempre un momento nella vita in cui si rimane solo, un momento di sconforto, momenti che allora se non c'è l'amicizia, io l'ho vissuta anche all'Alpino, anche all'università, che eravamo studenti fuori e ci siamo aiutati tanto tra tutti gli amici universitari, che eravamo tutti soli senza famiglia. Quindi sono i valori che bisogna portare avanti e con forza e con coraggio spesso. Segue Grandio del Cielo, canto di autore anonimo, di ispirazione militare, nato quasi certamente durante la Prima Guerra Mondiale. Particolarmente melodioso, ancorato ad un testo toccante, fonde sentimenti d'affetto e valori d'amor patrio. Si parla di un soldato che immagina di essere una rondinella e di volare tra le braccia della sua amata, ma la dura realtà della guerra lo richiama al suo dovere. Grandio del Cielo.